Allora, buongiorno innanzitutto. Dunque, il maestro Rolando 40 è salernitano, per la fattispecie battipagliese, quindi molto vicino qui a Campagna. Le sue tele sono state apprezzate anche dagli ultimi due sommi pontefici, quindi Giovanni Paolo, infatti nel settembre del 2003 a Castel Gandolfo riceve la benedizione da Giovanni Paolo II, insieme al dipinto della Madonna di Pompei. Nell'agosto del 2005 la sua opera Pace viene donata a Papa Ratzinger tramite l'associazione battipagliese Benedetto XVI. Lui è molto noto all'interno del nostro territorio, tanto che ha inaugurato moltissime mostre all'interno appunto del territorio salernitano. Facciamo un applauso al maestro 40, grazie. Buongiorno, sono due microfoni qua. Ok, allora, non avete bisogno di presentazione, ormai mi ha presentato la ragazza. E quindi niente, io ho avuto l'onore di dipingere, di realizzare la Via Angelica. Questo è, diciamo, è un'idea di Padre Marcello, è nata da lui quest'idea di fare questa specie di Via Crucis, che è la Via Angelica alla fine, perché si svolge in 14 stazioni come la Via Crucis. Però questa è interamente dedicata agli angeli. Praticamente tocca il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento e la continua negli Atti degli Apostoli. E praticamente parla dell'intervento degli angeli, diciamo, nella vita degli uomini. E parte con la Genesi, questa qui è la prima tela, che rappresenta Dio crea gli angeli. Questo avviene prima ancora che Dio crea gli uomini. Quindi, Dio già nella sua mente ha pensato di creare delle creature che poi alla fine saranno quelle che intermedieranno con gli uomini. Tenete presente che questi quadri sono fatti ad olio su tela. Tranne questo, tutti gli altri ho usufruito di modelli, persone reali che vivono intorno a me, amici che si sono sottoposti a questa mia idea. E li ringrazio tantissimo. Poi ringrazio molto anche persone che mi hanno aiutato a realizzare le fotografie, come Massimo Longo, come Sara Granito ed altre persone. Ok, questa qua è abbiamo detto Dio crea gli angeli. Praticamente io ho voluto rappresentare l'attimo in cui la luce divina, in un punto impreciso del cielo, diciamo, Dio inventa gli angeli, crea questi angeli. E quindi sono tutti assorti da questa luce divina. Poi in questa mano, non so se si vede bene, perché purtroppo con la luce, diciamo, che viene da fuori la fotografia è molto pallida. Nelle mani di questi due, di queste che si protengono verso l'alto, c'è l'alfa e l'omega, per dire che sono vicini al principio e alla fine delle cose. Quindi gli angeli saranno sempre accanto a noi. Se potete passare avanti. Questa qui praticamente rappresenta la scena dell'arcangelo Michele che incatena Satana. Anche questo quadro appartiene, diciamo, a quella cosa, cioè a quell'immagine dove gli uomini non esistevano ancora. E quindi, se ci fate caso, questi angeli hanno le ali. Tenete presente questa immagine. Perché io ho voluto dare questa immagine? Perché è come gli uomini immaginano che siano gli angeli, in questo caso. Quindi sono creature celesti con le ali. E qui io mi sono ispirata alla preghiera, quella di San Michele Arcangelo, che lotta contro il demonio, in cui dice: incatena Satana nelle profondità degli inferi, eppure anche gli spiriti che per la perdizione delle anime vagano per il mondo. Quindi c'è questa sorta di lotta. Non ho voluto far vedere un San Michele Arcangelo che con la lancia trafigge il demonio, ma bensì lo incatena, è meno violento. E poi San Michele, praticamente il primo arcangelo che compare nella Via Angelica, perché non so se sapete, Michele significa proprio chi è come Dio. Se potete passare. Ecco, questo è l'intervento, il primo intervento degli angeli verso gli uomini. E praticamente questo è l'angelo che guida Mosè verso la terra promessa. Avete fatto caso? Gli angeli non hanno le ali, perché è come Dio propone gli angeli agli uomini, delle creature con una veste bianca.
Perché io penso che se io vedo un angelo con le ali, mi spaventerei lì per lì, un essere con le ali mi spaventerei lì per lì. Invece Dio li propone nel mondo in modo più semplice, perché deve dare serenità agli uomini. E quindi in questa scena praticamente c'è Mosè che guarda quasi timoroso l'angelo, e l'angelo gli indica che deve prendere quella strada. Quella è la strada per la terra promessa che Dio gli ha proposto. Ah, sì, ecco, questo è Giacobbe che si addormenta, e nell'addormentarsi Dio si propone attraverso un sogno e gli fa vedere una scala dove ci sono questi angeli che salgono e che scendono e che glorificano Dio. E praticamente Dio in questo caso diciamo si manifesta nella sua gloria e gli promette la sua discendenza. Le promesse di Dio non sono mai vane. Qui è il profeta Elia che si rifugia nel deserto perché ha ucciso degli idolatri, e allora nella disperazione si vuole lasciare morire, però Dio non lo permette, perché gli manda un angelo che lo nutre con il pane e con l'acqua, e quindi lo riporta di nuovo a vita. Lui vagherà nel deserto per 40 giorni. Il deserto, ricordate, è un'immagine molto importante nella fede, perché anche Gesù sta 40 giorni nel deserto, quindi è un modo come espiare se stessi, ritrovare se stessi quando si va nel deserto. Qui invece compare il secondo arcangelo, che è molto importante, che questo arcangelo qui è Raffaele, che significa medicina di Dio. E Raffaele è rappresentato da questa persona che voi vedete sempre con la veste bianca, che ha anche questa conchiglia. Ho voluto mettere questo simbolo della conchiglia perché Raffaele accompagna anche i pellegrini, oltre a essere la medicina di Dio, e accompagna proprio Tobia a riscuotere un tributo. E lo accompagna per una strada sicura, cioè lo protegge da tutti i pericoli, e alla fine si rivela a lui nel suo splendore e gli sana perfino il padre che era rimasto accecato con il fiele del pesce. E difatti qua, se ci fate caso, ci ho inserito pure il pesce già pescato sulla strada del ritorno, questo è. Prego. Qui invece questa è una scena che appartiene nel periodo in cui il popolo ebreo, punito da Dio, viene deportato in Babilonia praticamente, e accade un episodio in cui tre giovani vengono coinvolti e gettati nella fornace ardente. Cosa accade? Che più alimentano il fuoco, più loro non si bruciano, nessuna fiamma brucia le loro vesti. Difatti perché? Perché compare un angelo, cioè Dio ci protegge gli uomini. E quindi compare questo angelo che li abbraccia e li evita di bruciare. Alla fine escono dalla fornace illesi. Questa qui, sempre quando il popolo di Israele era prigioniero in Babilonia, è Daniele, il profeta, che viene gettato nella fossa dei leoni perché adorava Dio e non il re babilonese Nabucodonosor, e quindi venne gettato in questa fossa che era piena di leoni praticamente. Ma che cosa avviene? Che un angelo scende e con la mano chiude la bocca dei leoni, e quindi Daniele non viene mangiato.